Buon martedì 24 ottobre, buongiorno ragazzi. Sto registrando questo video e vi dico che sono le 6:32. Tra l'altro stamattina ho dormito molto meno del solito perché la sveglia doveva suonare alle 6:40, ma io ero già sveglio dalle 5:20, 5:30. Poi alle 6 mi sono tirato su dal letto e via. Nerone, come sapete tutti i cagnolini, a volte di notte ti vengono a chiamare proprio così con la zampa. Vabbè. Vero Nerone? Allora ragazzi, un po' di voce rauca. Ho preparato un nuovo ultimo minuto. Pensavo di non farlo, però poi stamattina, visto che ero già sveglio, diciamo tra virgolette, mi sono messo lì a definire, a guardare due cosine. Questo video lo faccio come l'altra volta. A fine video non chiudete perché c'è l'ultimo minuto, così c'è proprio il video dell'ultimo minuto, fate la foto, lo screenshot, quello che volete. Intanto premessa, ribadisco anche in questo video che Lambo su Torino 38-49, secondo colpo stasera si gioca, mi raccomando. Molti mi dicono ma si gioca l'altro Lambo, certo non ha pagato, ha pagato a colpo, anzi a mezzo colpo il 17-59, vinto da inquantificabile, non lo so. E adesso giochiamo a Torino appunto quel 38-49. A fine video mi raccomando rimanete connessi perché c'è subito dopo attaccato l'ultimo minuto su ruota unica. Voi sapete che io da anni ormai lavoro molto su ruota unica, infatti il 99% delle mie previsioni è tutto su ruota unica, poi ci sono previsioni che bisogna farle su doppia ruota, che siano diametrali, che siano gemelle, che siano consecutive, dipende. Questa volta ho trovato una terzina, che poi sarebbero due ambi con un capogioco. Allora, non c'è il gioco di ambata, non c'è. Però io ho le posizioni di quel numero lì. Poi per chi le vuole al massimo mi scrive, mi dice Mimmo, voglio giocare anche l'ambata. Massima, magari a fine video ve lo dico anche, dai, vi dico anche l'ambata. E per chi ama le ambate, vi dico l'ambata in che posizione giocarle. Poi dovete fare, visto che è una ruota, i due ambi al minimo. E la terzina per ambo eterno. Mi raccomando, è importante perché molti l'altra volta, sabato sera, hanno fatto solo i due ambi, ambo ambette, e non hanno fatto la quartina. Questo perché ve lo dico? Perché metti caso e puta caso che usciva un numero, uno di qua, uno di là, in quartina lo recuperavate. Vabbè, poi è uscito l'ambo secco, va bene così. Ma metti caso che usciva insieme al 17,59, usciva o il 38 e il 49, molti si mangiavano le mani che non hanno fatto la quartina perché sarebbe stato un terno. Quindi io oggi vi do una ruota, due ambi e praticamente poi alla fine dovete fare la terzina per ambo eterno. Premessa, me l'avete chiesto in tanti, ci sono molti tabaccai che mi seguono anche che sostengono che quando si gioca ambo ambetto non si può dividere l'euro per l'ambo e l'ambetto. Non è vero, perché io lo faccio ogni tanto e lo fanno anche dei miei follower, dei miei iscritti. Se io voglio giocare due numeri, ambo 0,70 centesimi e ambetto 0,30 centesimi, perché il tabaccaio deve dire che non si può? Certo che si può. La giocata minima all'otto è di un euro. Io l'euro posso fare quel cavolo che voglio. Io posso mettere anche 20 centesimi e 80 centesimi. Quindi il tabaccaio che sostiene che non si può dividere l'euro per ambo e ambetto è un grandissimo coglione e che cambi mestiere. Vada a fare magari un mestiere un po' più diverso, ok? Quindi per tutti voi che me l'avete anche chiesto, ambo e ambetto, l'euro si può dividere, quindi ambo 0,70 centesimi, ambetto 0,30 centesimi. Tra l'altro la schedina la potete compilare pure voi. Quindi mi raccomando, si può fare, si può fare. Fate la schedina e vedete che il tabaccaio sta zitto e la gioca. Se glielo dice a voce magari storta il naso. Vabbè, detto ciò, io devo dire a due o tre così, non mi ricordo più. Ah, sì! Allora, ricordatevi questa frase, sempre con Mimmo Nazionale, l'unica frase da ricordare è: la Lotto Italia è nostra nemica, perché se fosse amica è nostra nemica perché noi dobbiamo sconfiggerla, quindi non può essere amica nostra. Noi dobbiamo darle un calcio in culo alla Lotto Italia. E piano piano gli diamo altri, non vi preoccupate. Intanto comunico a quei 4-5 che fanno discussioni inutili su YouTube, magari di smetterla di fare magari
i battibecchi tra un lottologo non esiste, tra un previsionista e un altro, che la smettessero, perché si punzecchiano sempre. Ma non avevate detto che YouTube è fatto anche per noi previsionisti di far vincere le persone, non di fare le guerre tra voi poveri, perché siete dei poveracci, perché a quello siete alla fine. I poveracci litigano tra di loro, ma a che pro, a che fine, a che scopo? Cioè, il fatto che si fanno i battibecchi tra uno e l'altro, cioè, sinceramente, pensate a far vincere, no? Anche voi pensate a far vincere. Dai, su. Ragazzi, io vi saluto. L'ultimo minuto è qua subito a fine video. Non chiudete, e qua c'è l'ultimo minuto, eh. Io so che molti sono andati avanti col video, ma no, non credo, dai, sono anche simpatico. E allora, l'ultimo video è stato bellissimo, guarda. Ridivo da solo. Se avevo deficienze, bravo. Ragazzi, l'ultimo minuto è su ruota unica. Lambata. Lambata va giocata per chi vuole giocare lambata, e vi dico anche qual è, 11, così poi guardate il video, alla fine. Lambata 11, prima e seconda posizione. Segnatevelo per chi vuole giocare lambata. Se no, aspettate che c'è subito dopo il video dell'ultimo minuto. Quindi, lambata in prima 11. Scusate. Lambata 11 in prima e seconda posizione, ok? Un bacio a tutti ragazzi, incrociamo le dita e mi raccomando, non trovate la scusa di non mandare la foto. La foto va sempre mandata. Al tabaccaio gli dite di fare una cazzo di foto se avete lasciato la scheda al tabacchio, quando andate a ritirarla fate la foto e poi incassate. Fate i bravi, non mi fate arrabbiare che non vi do più nulla, va bene? D'accordo? Va bene. Ciao ragazzi, vi saluto e ora quasi di andare a lavorare, quindi un bacio a todos!